Bene, bentornati. Riprendiamo nuovamente il nostro draft. Allora, apriamo le nostre due bustine. Speriamo di sbustare qualcosa che ci manca. Questo ce l'ha nel mazzo. Oro no, rara nemmeno. Che cacchio. Vabbè. Non la giocherò molto, probabilmente. Va bene. Possiamo inoltrarci nel draft. Yoshi. Allora, abbiamo due terre, ovviamente io ho quasi praticamente tutto rosso e come terra ho palude e foresta. Benissimo. Ma leghiamo, questa mi piace di più trattare di tutti i colori. Lui. Però non ho nessuna creatura fino a turno 4. Vabbè, teniamo, speriamo che salga qualcosa. Ci teniamo il risuscita, la creatura che però a turno 4 possiamo mettere giù. E il nostro rimuovi tutto. E mettiamo, direi, lo scartino. Via. Partiamo con terra doppia, tappata. Che tanto non possiamo fare niente fino al quarto turno. Ovviamente, ragazzi, io qua sto perdendo le speranze. Non faccio altro che pescare terre, terre, terre. Beh, dai. Rimuovi, mi piace un po' di più. Allora, attacchi e prendo. Peschi, perdi un punto vita. Sì, ci manca solo che lui però. Speriamo che non abbiamo rimuovi creature. Turno dopo quello, se ci sale. Allora lui ha qualcosa in mano. Qualcosa che pompa le creature o li dà indistruttibile. Cerca di farmi fuori. Quindi noi prendiamo. Questa mi piace un po' meno perché lui ha 1, 2, 3 colori, 4. Diventa un 5, 5, 5, 6, 6. Perché lui ha foresta, palude. Eh sì. 4, prende più 4 più 4, diventa un 6, 6. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente, direi di rimuoverlo. Lo metto giù lui. E lo rimuovo dopo, no, no. No. Lo rimuoviamo subito, ce lo togliamo dai pensieri e gli facciamo 3 danni. E ora attacchiamo. Adesso ci prendiamo 4 danni. E penso che sia arrivato il momento. Dai, facciamola.
cazzo. Riprende da cimitero. Allora, gioco questa perché l'altra mi serve una creatura che mi dà indistruttibile. Cioè, volevo dire, mi serve una terra in mano per renderla indistruttibile. Sette danni, faccia due cazzo. Dodici. Vabbè, questa giustamente l'ha vinta. Bravo, giusto, giusto. Bella, bella combinazione di carte. Va bene, va bene. Allora proviamo a farne un'altra. Potrebbe essere l'ultima di questo draft. Riccardo. Tenere il nero ci manca e partiamo col rosso. Se avessimo un bel nero, ma non ce l'abbiamo ancora. Rimozione. Potrei aspettare e metterlo giù, pompato. Finché non ci arriva il nero, abbiamo due carte morte in mano. Bene, è arrivato il nero però, non vorrei mettere giù lui pompato prima. Attacchiamo. Magari abbiamo la fortuna che ci para, io gliene secco due. Infliggergli per ora due danni perché in base alle terre base che ho il nero dobbiamo aspettare ancora un turno. Che cazzo, meglio tardi che mai, meglio così che le terre mi arrivano. Ecco, ho parlato troppo presto. Adesso sto pescando terra, 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 e continuerò a pescare terra, 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 e persa. Come sempre, come tutte le volte. L'attacchiamo. Speriamo che para con il tocco letale, così glielo faccio subito fuori, ma... Speriamo che non abbia una rimozione a me. Potremmo alleggerirlo di due carte e fargli tre danni il turno dopo.
si può pescare tre terre. Facciamoli scartare un paio di carte. Figlio di una marmotta. Eccala il draghetto. Ragazzi, non si può giocare così, non si può giocare 5 turni terra. Cioè, commentate se vi è capitato anche a voi, perché veramente è una roba inconcepibile. Adesso, il prossimo draft che registrerò, proverò la primo attacco con 17 terre come consono. Se vedo ancora che mi salgono troppe terre, mi spiace, ma comincerò a giocarne con 16. Qua la prendo direttamente nel fondo schiena con la sabbiolina e il ketchup. Quello lo pompa e mi fa fuori il 4-4. Paro l'altro, prendo 3 danni. E gli faccio fuori 2. Sempre se non abbia qualcosa che lo faccia sopravvivere. Hanno tutte a ruolare, impariamo lui. Un altro 4. Persa, 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 persa. Cioè, 6 turni. 6 turni terra. Io concludo qua perché non ho più parole.